Benissimo, benvenuti a questo secondo appuntamento del Global Italia Virtual Chapter. Oggi parleremo di Dust from the Field, Real Work Case Studies. Io sono Luca Bovo, sono leader di questo Virtual Chapter e prima di passare la parola a Marco Russo, che sarà il nostro relatore di oggi, vi volevo un attimino proiettare due slide a proposito dell'attività del PAS. Dunque, se avete pianificato di partecipare al PAS Summit, ricordatevi di farlo presente perché noi leader dei Virtual Chapter abbiamo la possibilità di fornirvi uno sconto di 150 dollari e ricordatevi che entro la fine di ottobre il prezzo per partecipare è quello proiettato. Ovviamente, essendo PAS un'organizzazione che non ha scopi di lucro, quindi tutto ciò che noi facciamo è a titolo totalmente gratuito e in qualche modo bisogna finanziarsi, quindi se volete acquistare tutta la parte relativa al merchandise, link è proiettato qui sotto. Sappiate che comunque stiamo registrando, quindi qualsiasi notizia noi presentiamo qui oggi e poi comunque rintracciabile offline tramite la registrazione. Queste a chi interessa sono gli appuntamenti dei vari virtual chapter, ce ne sono in lingua italiana, spagnola e ce ne sono per argomento, quindi se vi interessano gli argomenti vi consigliamo di iscrivervi ai vari virtual chapter. Riceverete notifica dei vari appuntamenti e esattamente come stasera potrete partecipare comodamente da casa vostra. Questi sono gli appuntamenti ancora disponibili per il mese di ottobre. Quelli trascorsi sono stati registrati, mi raccomando. Sì, tutti quelli trascorsi sono stati registrati ovviamente, quindi eventualmente andate sui vari virtual chapter e controllate la registrazione se vi possono interessare. Ovviamente PAS fornisce anche formazione diciamo, di persona, quindi i cosiddetti SQL Saturdays, questi sono quelli in giro per il mondo. A breve, a novembre, ce ne sarà uno in Italia a Parma. E abbiamo già pianificato Pordenone per il 28 di febbraio del 2015. Se desiderate fare volontariato per quanto riguarda PAS, sulla vostra area riservata c'è la possibilità di iscrivervi e verrete contattati per partecipare a eventi organizzati dal PAS in qualità di volontario. C'è la possibilità poi di essere nominati come volontario dell'anno e andate sui link qua presentati e vedrete quali sono gli eventuali premi che vengono erogati a chi si è distinto durante l'anno per quanto riguarda la sua attività di volontario. Questo è tutto, questi sono gli indirizzi del SQL Pass per qualsiasi novità o per qualsiasi informazione vogliate essere aggiornati, questi sono i link. Benissimo, adesso io passo senz'altro la parola a Marco Russo e ricordo che il webinar di stasera ha come titolo Dax from the Field, Real Work Case Studies. Grazie, buon ascolto. Ritrasferirmi la presenter, ok. Ok, si vede tutto? Luca, mi puoi confermare che si vede? Sì, io ti vedo. Ok, grazie, perfetto, allora possiamo procedere. Bene, buongiorno, anzi buonasera a tutti, visto che siamo in Italia, io sono abituato a fare queste cose anche con gli Stati Uniti e lì effettivamente adesso sarebbe giorno.
per una volta faccio in italiano e questa è una sessione, chiaramente le slide sono in inglese, una sessione che ho già erogato un po' di volte in alcune conferenze, ma ovviamente visto che posso fare in italiano, magari se ci sono anche poi domande è più facile intervenire, magari fare anche riferimento a quelli che sono casi particolari per quello che riguarda quello che può essere la realtà del nostro paese. Allora, l'idea di questa sessione è di fondamentalmente parlare di quali sono delle, come dire, le conoscenze che abbiamo appreso adottando DAX e Tabular sul campo. Quindi adesso ci sarà un po' un'introduzione che spiega un po' meglio i dettagli di questa conferenza. L'obiettivo è quello di capire quali sono le problematiche principali che sono emerse adottando questa tecnologia in casi reali, quindi in scenari reali. Questa è una slide che spiega brevemente che cosa faccio. Io mi occupo di business intelligence, ho scritto alcuni libri su analisi services e power pivot e mi occupo di consulenza, training su questi argomenti. Sul sito sqlbi.com potete trovare tutta una serie di articoli, tool e altre informazioni che credo siano utili se utilizzate queste tecnologie. Allora, per introdurre la sessione, se parliamo di analysis services, quindi il motore che c'è insieme a SQL Server per fare analisi di dati, noi abbiamo due motori che oggi sono disponibili, quello che viene chiamato multidimensional e quello che viene chiamato tabular, quindi multidimensionale e tabellare, però purtroppo io sono abituato a usarli in inglese ed è anche forse rende un po' meglio l'idea se parliamo in questi termini. Ora, perché in questa slide si parla di MDX? Perché fondamentalmente quando usiamo Multidimensional come motore per i nostri modelli di analisi, il linguaggio che viene utilizzato all'interno del modello per fare qualsiasi calcolo è MDX. Viceversa, se usiamo Tabular, che è stato introdotto con SQL Server 2012 ed è la stessa, come dire, la stessa funzionalità che trovate anche in 2014, potete anche usare non necessariamente, ma anche usare il modello Tabular che utilizza un altro motore interno che non è più un motore OLAP, ma è un motore che viene chiamato X Velocity Memory Analytical Engine o anche VertiPack per, come dire, come nome in codice e ha un linguaggio che si chiama DAX. Questo motore ha diciamo, un database colonnare in memoria di cui parleremo tra poco e diciamo, consente di fare a meno di tutta una serie di attività di indicizzazione dei dati che altrimenti in multidimensional è necessaria per raggiungere determinate prestazioni quando i volumi di dati sono significativi. Significativi intendiamo diversi gigabyte, perché qua quando abbiamo qualche decina di megabyte possiamo anche non creare aggregazioni, i due motori vanno più o meno uguali. Quindi qua, quando iniziamo ad andare nell'ordine dei gigabyte o decine di gigabyte, allora iniziamo a vedere le differenze tra i due modelli. Questo motore Tabular ha la caratteristica di mantenere tutti i dati in memoria, quindi richiede particolare hardware che deve avere tanta RAM, ma non necessariamente particolari prestazioni di I/O. Anzi, se non ci sono dischi, se non ci sono SAN, tanto meglio, cioè non ci sono dischi, intendo dire non ci sono dischi particolarmente prestazionali, perché in questo modo spostiamo il budget su clock della CPU e capacità, ma anche velocità della RAM. Il vantaggio di usare Tabular è che mettendo tutti i dati in memoria non c'è bisogno di avere strutture aggiuntive e inoltre i dati vengono compressi in memoria, per cui tendenzialmente, diciamo, fatto 10 il quantitativo di dati che abbiamo su un database relazionale non compresso, potremmo immaginare che ci vuole uno per memorizzare questi dati in memoria, perché più o meno una media di compressione è 1 a 10, poi possiamo avere 1 a 100, possiamo avere 1 a 5, dipende dagli scenari, però diciamo mediamente questo è un goal che possiamo aspettarci, ma soprattutto non avendo indici i volumi non esplodono solo perché dobbiamo creare indicizzazioni. Quindi questo funziona, l'abbiamo visto diciamo, sul campo, ci sono degli aspetti relativi alla scelta dell'hardware. Ne parleremo più avanti in questa sessione, vi citerò un paio di case study adesso che contengono informazioni interessanti. Un errore tipico con Tabular è
si compra l'hardware prima ancora di aver disegnato la soluzione. Questo è buttare via i soldi. Con diversi clienti ho suggerito di sospendere l'acquisto dell'hardware o comunque di rivedere l'hardware da acquistare, perché a parità di budget si fanno scelte diverse per prendere una macchina ottimizzata per tabular piuttosto che per SQL o analisi serviti multidimensional. L'altro aspetto è che nell'adozione di Tabular bisogna imparare un linguaggio nuovo, che è DAX. Questo linguaggio è semplice, semplice da imparare come sintassi, non così semplice da, come dire, padroneggiare, ma tutto sommato anche SQL è così, perché se ci pensate SQL ha una sintassi semplice, ma quando iniziate a fare subquery correlate, molte join, e iniziate ad avere tutta una serie di query un pochino complesse, non è semplice, no? Si può costruire con mattoni semplici una cosa molto complessa. DAX è molto simile da questo punto di vista. E quindi diciamo ci sono degli aspetti relativi a cosa possiamo fare per ottimizzare. Come vi dicevo, ci sono due case study white paper che vi vorrei segnalare. Uno è questo, Using Tabular Models in Large Scale Commercial Solution. Alberto Ferrari, che fa parte di SQL BI, ha scritto questo white paper per Microsoft, seguendo un cliente che ha adottato Tabular come tecnologia per tutta la parte analitica di un servizio che loro fanno. Loro danno servizi a call center in tutto il mondo, quindi 24x7, SLA assurdi e aggiornamento ogni 15 minuti, quindi il ritardo dei dati deve essere 15 minuti rispetto al dato reale. Quindi voi potete immaginare, è uno scenario abbastanza challenging e questo case study spiega come è stato fatto, insomma, come è stata realizzata. È un case study abbastanza tecnico, no? Che ha delle informazioni. Qualcosa di questo case study lo vedremo nella sessione. Un altro white paper interessante è quest'altro che invece ho scritto io e riguarda un po' la descrizione di diversi clienti che abbiamo seguito che hanno utilizzato Analysis Services Tabular come motore analitico all'interno di un servizio o di un'applicazione. Cosa vuol dire? Immaginate di avere, non lo so, un'applicazione web che fornisce dei servizi a terzi, piuttosto che un servizio per, immaginate, come il call center, o non so, un programma di contabilità che debba avere anche la sua analisi dei dati all'interno del programma. Allora uno può fare le query con SQL, può fare un modello con analisi services multidimensionale oppure con analisi services tabular. Perché per come vantaggi e svantaggi, motivi per cui è stato usato Tabular da aziende anche grandi, sono descritti in questo white paper che mette a confronto appunto le varie opzioni. Vi anticipo che uno dei motivi è che costa poco, cioè è vero che la licenza di analisi services costa di più, questo è vero, però la capacità di fornire servizi, di fornire un certo livello dei servizi garantito nel tempo con un basso costo di manutenzione, è decisamente buona. Quindi diciamo, per il programma di contabilità che si vende a 100 euro probabilmente non va bene perché solo la licenza Business Intelligence costa molto di più, ma per uno scenario in cui questo gira su un server che è condiviso da altri utenti e dove magari c'è già una licenza di SQL Server Enterprise o Business Intelligence, allora qui cambia tutto. Che cosa vogliamo vedere oggi? Allora, noi oggi vogliamo focalizzarci appunto sulle soluzioni tabular. E quindi ci sono tre aspetti che vogliamo vedere. Uno è cosa cambia dal punto di vista della modellazione, cioè io devo fare un'applicazione tabular, quali sono le cose di cui devo tenere conto mentre faccio la modellazione? Perché è diverso fare la modellazione in tabular rispetto a farla con multidimensionale, per esempio, con multidimensional. Secondo aspetto è cosa fare per scegliere l'hardware. Anche qua sono tutte cose che abbiamo visto sul campo, no? In realtà che hanno fatto delle scelte e poi hanno dovuto rivederle, no? Perché magari hanno comprato l'hardware troppo presto oppure hanno pensato di usare dell'hardware che già avevano ma che non era assolutamente adeguato per questo tipo di carico di lavoro. E non necessariamente perché era un hardware economico, eh? Cioè io ho visto server che costano centinaia di migliaia di euro che assolutamente sono non adeguati per questo tipo di applicazione. E infine parliamo qui un po' velocemente di quello che possono essere ottimizzazioni sul codice DAX e tipici colli di bottiglia facendo qualche esempio. Quindi se qualcuno di voi ha visto già qualcosa in DAX vedrà qualche esempio di questo tipo di scenario.
Allora, prima di tutto parliamo della modellazione. Per parlare della modellazione ho bisogno di introdurre che cos'è questo motore che gestisce i dati in memoria, Vertipack. Magari qualcuno di voi ha già visto queste cose e cercherò di essere abbastanza rapido. In un database relazionale o comunque in un database di quelli a cui siamo abituati, i dati vengono generalmente memorizzati riga per riga e quindi noi possiamo immaginare che una tabella, per esempio la nostra tabella customers, sia memorizzata dal punto di vista fisico in blocchi di memoria o blocchi di file contigui dove ci sono diverse righe all'interno di uno spazio delimitato. Per esempio, SQL Server gestisce delle pagine di dati e all'interno di una pagina memorizza quante più righe possibile di quella tabella. Questo vuol dire che tutti i valori delle colonne di una riga sono tutti insieme, tutti vicini uno tra loro. Perché si usa questa tecnica? Perché in questo modo, quando io devo prendere un qualsiasi dato di una riga, ce l'ho, una volta che ho reperito la riga, ho tutti i dati a disposizione e generalmente l'accesso avviene per riga in questo tipo di database. Allora, questi sono i database a cui siamo abituati, non andrei oltre. Quando voi create un indice in SQL Server, cosa fate? Duplicate la tabella, create un'altra tabella che ha meno colonne, ma che memorizza i dati nello stesso modo, poi magari sono ordinate le righe in maniera diversa, c'è un albero B-tree per l'iniziazione, ma fondamentalmente la memorizzazione fisica è la stessa, non cambia nulla. Un database colonnare, come per esempio Tabular, memorizza i dati in maniera diversa. Allora, un database colonnare per sé è un database che memorizza i dati colonna per colonna. Che cosa vuol dire? Immaginate di avere un file per ogni colonna su disco, e ogni file contiene i valori di tutte le righe di quella colonna. Questo cosa vuol dire? Che se io devo prendere i dati di una riga, devo aprire tanti file quante sono le colonne, andare in una certa posizione di quel file che corrisponde alla riga e leggere il contenuto di quella riga. Molto costoso. Ma allo stesso tempo, se devo sommare tutti i valori di una colonna, non ho bisogno di accedere in termini di I/O agli altri file. E i dati di quella colonna sono tutti contigui. Quando porto questi dati in memoria è la stessa cosa, accedo a un array e l'accesso sequenziale a un array in memoria è più veloce che accedere a zone di memoria diverse. Questo potrebbe andare contro quello che uno è abituato a pensare, no? RAM, Random Access Memory, è veloce uguale, che io la vada a fare, come dire, vado in una locazione, vado in un'altra, i tempi di accesso sono gli stessi. In realtà non è così, in realtà quando io accedo a celle consecutive di RAM, i tempi di accesso sono minori perché i dati della memoria contigua sono già stati letti in una cache che ha tempi di accesso molto ridotti. Quando dobbiamo andare nella RAM, leggere in genere la RAM viene letta a pagine, anche quella, i tempi di accesso sono molto maggiori e queste differenze sono alcuni ordini di grandezza, 2-3 ordini di grandezza, è tantissimo. Quindi diciamo la RAM è diventata il nuovo collo di bottiglia. Una volta c'era l'I/O, ma quando porto tutto in RAM, poi la RAM stessa che diventa un collo di bottiglia rispetto alla cache. Quindi avere i dati contigui è un vantaggio dal punto di vista prestazionale. Quindi questo è l'approccio che ha Tabular, memorizzare i dati colonna per colonna. Ma i dati sono compressi in memoria. Sono compressi usando due tecniche. Una si chiama run-length encoding, cioè se ci sono gli stessi valori in righe contigue, questi valori vengono compressi in una rappresentazione che ha valore da dove inizia da dove, e per quante volte è ripetuto quel valore. Chiaramente se la tabella è ordinata per una certa colonna, questa colonna, per esempio in questo caso quarter, sarà quella che garantisce la massima compressione. Ma poi ovviamente altre colonne non avranno la stessa compressione, quindi per esempio la product ha 1, 2, 3, eccetera, eccetera, e poi di nuovo 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Ma fino a che la compressione con run-length encoding fornisce una tabella che ha dimensioni minori della tabella originaria, questo viene automaticamente utilizzato dal motore di Tabular. Quando però c'è una colonna che ha dei dati sempre diversi riga per riga, allora quella viene mantenuta in questo formato. Una seconda tecnica di compressione è quella del dictionary encoding, cioè se in una colonna ho una stringa o anche un valore, invece di rappresentare quel valore con 4 byte, 8 byte, la stringa 20 byte o quello che può essere, viene creato un dizionario dei valori e viene creata per la colonna semplicemente un indice. Questo indice è un valore intero, ma non ha bisogno di un intero a 32 bit. Se io ho un dizionario che ha 4 valori, bastano 2 bit. Questo vuol dire che in un byte ci stanno 4 righe. E ovviamente le due tecniche vengono combinate assieme, quindi noi abbiamo
Dictionary encoding e run length encoding che vanno a comporre la compressione di X-Velocity, che è il motore di Analysis Services. Qual è l'implicazione? Ovviamente non si fa inserimento, modifica e cancellazione di singole righe in questa struttura, si prende una tabella o una partizione di una tabella, la si processa e si preparano i dati in memoria. Questo è quello che fa Tabular. Questo porta a un obiettivo, che è quello di cercare di ridurre il numero di valori diversi di una colonna, perché il costo di una tabella non è più dato dal tipo di dati delle singole colonne, come avviene in SQL, no? In SQL uno dice, ah, qua uso uno small int invece di un int perché così costa meno. In Tabular non c'è neanche lo small int, sono solo gli int. Tanto è lui che comprime al numero di bit minimo secondo necessità. Le stringhe, non c'è bisogno di dire quanto sono lunghe, lui le mette in un dizionario e poi si salva l'indice. E se la stessa stringa è ripetuta più volte, viene mantenuta una sola volta nel dizionario. Ma ovviamente il dizionario va memorizzato, quindi se io ho un valore diverso per ogni riga, quello costa tanto. E questo vuol dire che la chiave primaria di una tabella è la colonna che costa di più. Quindi nelle dimensioni, se avete uno star schema, ovviamente le dimensioni devono avere una chiave primaria, ma nella tabella dei fatti, se per caso avete la tabella con le righe della fattura, ma lì la chiave primaria si può anche togliere, o meglio, si può non importare in Tabular e questo ci fa risparmiare spazio. I dati di timestamp, i dati di numero d'ordine, linea dell'ordine, se sono realmente necessari li importo, ma devo sapere, devo essere conscio che quella singola informazione costa l'80% della memoria della mia intera tabella. E quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione che influisce sulla modellazione. Ora, abbiamo due modelli. Come mai dobbiamo scegliere uno piuttosto che un altro? Ma allora, spesso la scelta è conosco meglio uno piuttosto che l'altro, no? E quindi questo già giustifica. Considerate che nell'80% dei casi usare un modello piuttosto che un altro non cambia sostanzialmente le cose, cioè alla fine riuscite ad ottenere le stesse prestazioni, direi. Sicuramente Multidimensional può avere qualche funzionalità in più a livello di modellazione, ma in realtà in Tabular si possono ottenere gli stessi risultati magari usando un pochino di DAX, un pochino di linguaggio. E quello che abbiamo visto è che Tabular è una scelta conveniente rispetto a Multidimensional per un nuovo progetto, non per un progetto, diciamo, che avete già, non ha senso migrare, ma per un nuovo progetto, è molto conveniente se avete dei calcoli che fanno distinct count sulle colonne o su più colonne, perché distinct count in Tabular non richiede process particolari e qualsiasi colonna può avere un calcolo distinct count ed è molto rapido, proprio per la natura del modello che c'è in memoria, di questo modello Tabular che ha già un dizionario dei valori diversi. Relazioni molti a molti. È vero, in Multidimensional ci sono relazioni molti a molti nel modello, in Tabular no, bisogna scrivere un po' di DAX, ma la questione è in Tabular va molto più veloce e quando dico molto non intendo 10-20%, può essere un ordine di grandezza o due, che non è poco. Tabular vince se ci sono dei calcoli a livello foglia complessi, cioè se dovete prendere i vostri 100-200 milioni di righe o più nella tabella dei fatti e applicare un calcolo riga per riga al massimo livello di granularità. Ecco, in quel caso lì Multidimensional di solito perde, va molto lento, Tabular va molto veloce. Cioè quando in Multidimensional non riesco a spostare il calcolo a un livello di aggregazione, no, maggiore, per cui raggruppo le righe e poi faccio il calcolo, e allora lì Multidimensional va veloce, ma va veloce anche Tabular, lì invece su questo tipo di calcoli Tabular di solito vince. L'altro aspetto è ridurre il tempo di ETL quando il refresh deve avere una latenza bassa. Uno degli esempi è quel discorso che dicevamo di quel white paper che abbiamo pubblicato, perché in quel caso, per esempio, per avere 15 minuti noi dobbiamo fare un aggiornamento di alcune dimensioni. L'aggiornamento delle dimensioni è il tallone d'Achille di Multidimensional, perché aggiornare la partizione sulla tabella dei fatti è una cosa che va abbastanza bene, ma quando dobbiamo fare un aggiornamento incrementale di una dimensione, lì le cose non vanno tanto bene, specialmente se la dimensione è un po' grande. Quindi come questo impatta sulla modellazione? Allora, questa è una cosa interessante, nel senso che
Se io vado a vedere la memoria impegnata da ciascuna colonna, qui abbiamo una tabella che ha 4 miliardi di righe e questi valori che vedete sono i valori di occupazione di memoria per età, ora, data e diciamo, peso, no, non peso delle persone, ma diciamo, peso di un'altra misura, che è un valore floating point fondamentalmente. E come vedete, il numero di valori diversi ha un impatto sulla memoria impegnata, ma in realtà c'è un impatto anche quando non ce l'aspetteremo. Per esempio, se guardate, la colonna Time ha quasi 6 giga di memoria. Come mai? Perché noi abbiamo dei dati che sono distribuiti per, come dire, sono dati relativi a degli eventi che si verificano nel tempo e quindi mentre i dati possono essere ordinati per esempio per data, però il problema è che se sono ordinati per data e poi per ora, voi capite che per data si parte da una data e si va sempre avanti, per ora vuol dire che ogni giorno si va da 0,24 e si ripete. Quindi l'ordinamento non è ottimale. Questo ordinamento non ottimale è quello che ci fa aumentare la memoria consumata. Chiaramente uno potrebbe dire no, adesso ordino per ora così riduco questo, ma se fai questo danneggi qualcos'altro. Quindi è sempre un gioco dove si va a spostare chi è che paga di più fondamentalmente. Qui vedete anche i tempi di esecuzione di una distinct count. E ovviamente un'altra cosa che balza all'occhio, fatemi evidenziare un attimo, è che il tempo minore corrisponde alla colonna che ha la dimensione minima. Quindi, come vedete, riuscire a ottimizzare la compressione di una colonna determina le migliori prestazioni sia per quanto riguarda il distinct count sia per quanto riguarda la somma. Questi sono tempi in millisecondi. Il tempo peggiore è il caso in cui facciamo un distinct count sulla colonna che ha il massimo valore di, diciamo, di nomi diversi, di valori diversi, massimo numero di valori diversi nella singola colonna. Quindi queste sono, diciamo, considerazioni interessanti perché noi non siamo abituati a pensare che all'interno di una stessa tabella ogni colonna può avere diciamo, dimensioni differenti. Ecco. Quindi ridurre il numero di valori diversi è un obiettivo che noi abbiamo. Quindi se voi avete per esempio un timestamp, no? Log da un sito web, c'è data e ora in una sola colonna, la prima cosa da fare è dividere quel valore in due colonne, da una parte la data e dall'altra l'ora. E poi quando abbiamo l'ora magari riduciamo anche la precisione dell'ora, no? Magari se ci basta la precisione in secondi o meglio in minuti, riduciamo il numero di valori diversi di quella colonna. In realtà questa tecnica si può applicare anche quando abbiamo dei calcoli o dei numeri, scusate, dei numeri magari grandi. Se io ho dei numeri che possono avere valori tra 0,001 e 1000 e ho tutti i valori in mezzo, potrei separare la parte decimale dalla parte intera oppure in un numero che ha milio, fino a milio, va da 0 a 1 milione ma ha un po' di numeri distribuiti, posso prendere la parte delle migliaia e la parte sopra le migliaia e dividerlo in due campi, perché questo mi fa risparmiare spazio nella compressione dei dati. In realtà c'è un prezzo da pagare al momento della query se fate un distinct count sulla combinazione delle colonne, ma se non avete bisogno di questo, avete soltanto la necessità di fare delle somme, allora questa ottimizzazione va assolutamente bene. Chiaramente un'altra cosa tipica quando uno va da un cliente è ok, voglio sapere che macchina comprare, voglio sapere quanto sarà grande il database, voglio sapere se il mio database starà in memoria o di quanta memoria ho bisogno per memorizzare i dati del mio DB. Questa è una cosa difficile, perché la compressione dipende moltissimo dalla distribuzione dei dati, quindi anche se io posso dire bah, più o meno 1 a 10 di solito ci stiamo, in realtà noi siamo riusciti a ottimizzare con un rapporto di compressione 1 a 100 quando ce n'è stato bisogno, ovviamente ricorrendo a tutta una serie di stratagemmi. E anche a dei compromessi, no? Perché si sceglie di non avere determinati dati. Però il punto è che se noi vogliamo capire come crescerà il database nel tempo, beh, in quel caso l'unica cosa veramente sensata da fare è di fare delle prove, cioè di fare dei test prendendo il 10% delle righe, vedere come comprime, poi un altro 10%, arriviamo al 20%, vediamo quanto comprime, e disegnare, aumentando man mano i dati, disegnare una curva per vedere quando la curva di crescita si assesta a un determinato andamento che poi è lineare. A quel punto si può fare qualche previsione, ma ovviamente bisogna usare dati veri, cioè non pensiate di prendere dei dati inventati e fare una prova, perché a quel punto la distribuzione dei dati non è significativa. Quindi
è necessario prendere dati veri, al limite si possono anonimizzare, come si dice, ma bisogna che abbiano una distribuzione sensata. E fare questo minimo di previsione è importante perché la RAM, per quanto voi comprate una macchina con tanta RAM, non è che poi la RAM la potete aumentare a piacimento. Inoltre c'è un altro problema. Uno oggi può comprare una macchina che ha 2 terabyte di RAM senza grossi problemi, posto che abbia i soldi, ma il problema è che difficilmente riesce a comprare una macchina con 2 terabyte di RAM con un solo processore. Di solito le macchine che hanno tanta RAM sono macchine che hanno diversi socket sull'hardware, che vuol dire diversi processori, e a quel punto la RAM è divisa per processore. Io dal punto di vista del sistema operativo vedo una macchina sola, ma in realtà è come se ci fossero diversi server, ogni processore con la sua RAM, e quando un thread che gira su un processore ha bisogno di leggere i dati che stanno sulla RAM che è vicino a un altro processore, deve fare un'operazione di comunicazione tra socket diversi che è più costosa ed è più lenta. Questo per Tabular è drammaticamente lento, cioè fa scendere le prestazioni della metà o anche peggio. E quindi avere un'architettura NUMA, NUMA sta per Not Uniform Memory Access, è una cosa che assolutamente non va bene. Vediamo qualche dettaglio in più. Allora, quando scegliamo l'hardware per Tabular dobbiamo prendere una CPU che sia veloce. Veloce vuol dire un clock elevato. Non, poi se ci sono tanti core meglio, ma io risparmio in numero di core se riesco ad avere una CPU più performante. Quindi chiaramente poi si trova un compromesso, però in genere vado sulla macchina che ha il maggior clock anche se ha meno core. Se ha il maggior clock, avendo meno core, probabilmente ho una cache di livello 2 o livello 3 e livello 3 maggiore. Questo è importante perché, soprattutto nei processori moderni, la cache è condivisa a livello 3 tra i diversi core di un socket, e questo parametro è molto importante. Più è larga quella cache, più abbiamo buone prestazioni quando ci sono scansioni di tabelle molto grandi, diciamo, che sono poi in RAM. RAM che deve essere veloce, cioè non basta comprare tanta RAM, dovete prenderla anche veloce. Per darvi un'idea, quando parliamo di clock di CPU, prendete almeno 3 GHz, se 3,2, 3,4 meglio. Quando parliamo di RAM, prendete almeno 1.800, se 2.100 è meglio. Dischi li potete risparmiare, li potete prendere i dischi meno costosi, non è un problema, perché tanto al momento della query non vengono usati. L'unico momento in cui si usa il disco è quando parte il sistema operativo, quando parte Analysis Services, o quando, partendo dall'analisi services, si legge il backup dell'ultimo database, dell'ultimo process che era stato fatto, perché ovviamente se riavvio la macchina bisogna ricaricare i dati in RAM, quindi quando lui processa fa un backup dei dati su disco, ma poi quando riparte il processo di analisi services lo deve leggere. Quindi sui dischi si può risparmiare. Chiaramente questo che impatto ha nell'ambito di uno scenario dove in un'azienda ci sono macchine standardizzate, magari virtuali, tra poco parlerò anche della virtualizzazione. Due parole sull'architettura NUMA. Come vi dicevo, quando avete diversi nodi, diversi socket all'interno di un server, la comunicazione tra la memoria che sta su un nodo e la CPU che sta, diciamo, il processo che gira su un thread allocato su un core di un nodo diverso, fa sì che ci sia questo accesso remoto che passa per un canale che, per quanto sia ottimizzato, per quanto abbiano migliorato nelle ultime piattaforme hardware, non è veloce come avere la RAM locale. Quindi questo aggiunge un overhead di accesso alla RAM che non va assolutamente bene. Quindi che cosa possiamo fare quando abbiamo un'architettura NUMA? Allora, chiaro, se non potete farla a meno ve la tenete, però sappiate che poi va più lento. Una cosa buona è avere un solo nodo, cioè avere un unico socket e far girare su quel socket Analysis Services. Questo si può ottenere in due modi. Un modo è quello, come descritto in uno dei white paper, di costringere diciamo, il processo a essere eseguito solo su alcuni core del server. Purtroppo non c'è un modo bello per farlo. Un modo bello sarebbe mettere una configurazione su Analysis Services e lui lo fa da solo. Bisogna ricorrere a un po' degli artifici per farlo. L'altro modo è la virtualizzazione, cioè se io ho una macchina con tanti socket, quando creo una macchina virtuale posso, almeno con Hyper-V lo posso fare bene, ma anche con VMware dovrebbe funzionare bene, anche se ho visto che spesso
almeno alcuni clienti con VMware non è che sono riusciti a farlo andare benissimo, però probabilmente col giusto consulente VMware si riesce anche lì. Si alloca una macchina virtuale per far girare Tabular e tutti i core di quella macchina virtuale sono obbligati a essere eseguiti sullo stesso socket. E a quel punto anche la RAM viene allocata su quel socket. In quel modo lì si garantiscono prestazioni costanti su quella macchina virtuale. Macchina virtuale è un problema? No. Il white paper che, se volete leggere il white paper dell'implementazione di inContact, che è questo call center questo sistema di gestione di call center internazionali, loro usano macchine virtuali e ne usano tante, perché loro hanno poi tanti database e ogni database gira, uno o più database girano su una macchina virtuale e poi hanno tante macchine virtuali con un sistema di bilanciamento che poi va ad allocare i database sulle macchine giuste. Però anche nel piccolo, per un solo database, se la macchina virtuale ha abbastanza RAM e gira sulla stessa CPU, allora va bene. Però è importante questo, cioè se io prendo una macchina virtuale che mi danno su un server che ha un sacco di core, un sacco di socket, il clock basso, la RAM che non è veloce, la cosa che succede tipicamente è che un portatile che costa 800 euro va 2-3 volte più veloce di quel server quando si fanno girare le query tabular. E non è che sto esagerando, ho i numeri che dimostrano questo, ho fatto delle misure, mi sono fatto dei benchmark per cui quando c'è dell'hardware nuovo faccio girare delle query di riferimento e mi faccio una stima di quanto va quell'hardware. E spesso quando mi danno una macchina virtuale da provare, queste sono le cose che succedono. Io ho un computer, ho un notebook che ha 3 anni, va 2 volte più veloce di una macchina virtuale su Azure, tanto per dare una misura. Il desktop è 2 volte più veloce del notebook che ho, quindi è 4 volte più veloce di una macchina virtuale su Azure. Proprio parliamo dell'insieme, no? CPU, RAM, eccetera, eccetera. La query gira 4 volte più veloce sul mio desktop che su una macchina Azure. Adesso su Azure hanno messo delle macchine virtuali nuove che costano di più, ma girano su dei processori più veloci, non ho ancora un benchmark, ma lo dovrò fare. Quindi queste un po' sono le cose che diciamo, riguardano la modellazione e la scelta dell'hardware. Quali sono delle ottimizzazioni e dei colli di bottiglia che tipicamente invece vengono fuori usando DAX, no? Che è questo linguaggio per creare le formule all'interno di un modello in tabula. Allora, chiaramente queste sono considerazioni che sono magari utili a chi ha già visto DAX, mentre chi non ha ancora visto DAX può farsi un'idea di qual è questa sintassi, no? In questo caso abbiamo due sintassi che sono simili, per fare il paragone in SQL, questa è come se fosse una group by che raggruppa diciamo, il risultato di una query che fa la join tra 3 tabelle, una tabella vendita, una tabella data, una tabella prodotti, e facendo la join tra queste 3 tabelle prende un raggruppamento di anno e categoria, mi fa la somma delle vendite per ogni anno e categoria. Questa è un pochino una serie group by con un po' di join. Ecco, questa query è scritta in due modi diversi, con due sintassi diverse. Da una parte abbiamo solo summarize che fa tutto, a sinistra abbiamo add columns che fa il calcolo delle vendite dopo aver fatto l'equivalente di una serie distinta di anno e categoria. Allora, quale è più veloce? Questa è una domanda interessante perché saremmo portati a dire, beh, più c'è cioè meno funzioni uso, più va veloce, in realtà nell'implementazione attuale di Tabular, la summarize da sola è più lenta, la add columns è più veloce. Quindi regola, come dire, regola semplificata, non usiamo summarize per fare il calcolo del raggruppamento, usiamo summarize solo per fare il calcolo dell'equivalente del distinct. E quindi facciamo solo il raggruppamento ma senza fare aggregazioni, spostiamo le aggregazioni in un add columns. Ci sono degli scenari in cui questo non è possibile per il tipo di calcolo da fare e in quel caso bisogna usare summarize, negli altri casi è meglio usare add columns. Ovviamente con l'evolvere del motore, diciamo del query optimizer per DAX, anche la summarize andrà bene. Già oggi in query semplici la summarize va bene anche in questa sintassi, ma non appena ci sono come dire, altre cose intorno, quindi altri filtri, altre sintassi DAX, allora a quel punto conviene sempre ripiegare sull'add columns e summarize, no? Questo è solo per fare un esempio di cose su cui bisogna imparare a gestire. Questo perché? Perché Tabular è
è nuovo comunque, cioè è stato creato nel 2010, l'hanno poi implementato in SQL Server 2012, ma di fatto è ancora una versione 1, quindi ha ancora margini di miglioramento notevoli, non ha certo la maturità di un query optimizer come quello che c'è in SQL Server. E quindi dobbiamo un po' aiutare il query optimizer a trovare la strada giusta per fare prima. Un altro caso è divide o if. Se dobbiamo evitare la divisione per zero, meglio usare divide, che è una funzione che è stata introdotta in DAX, ma che è disponibile anche in MDX. Se usate SQL Server 2012 o 2014, quindi la corrispondente versione di Analysis Services, attenzione perché divide è disponibile anche per MDX e dà migliori prestazioni, in particolare quando la usate in pivot table di Excel che devono usare la non empty su MDX. Altro esempio è il fatto di come applicare filtri quando fate dei calcoli. Mi spiace per la formattazione che è un po' sbagliata, ma in pratica questa calculate che cos'è? Questi sono diversi modi di scrivere sempre la stessa cosa. Io voglio fare il calcolo di una certa misura considerando soltanto le righe della tabella vendite che hanno un prezzo unitario maggiore di 100. Cosa vuol dire? Vuol dire che io, per esempio, potrei avere la somma del totale, potrei avere una misura che fa un qualsiasi calcolo e quella è il corrispondente di una condizione where in una serie di SQL. Come vedete, si possono scrivere queste where in tre modi diversi e in questo caso a sinistra vediamo che abbiamo una granularità a livello di colonna, cioè io esprimo la condizione considerando soltanto i valori di una colonna, che è la colonna unit price, mentre a destra sto considerando i valori della tabella sales, infatti la filter va a iterare l'intera tabella sales. Quindi in teoria diciamo, il filtro sulla colonna normalmente è più veloce, perché? Perché su una colonna lui va unicamente a vedere i valori diversi di quella colonna, quindi se anche la tabella sales ha 1 milione di righe, la colonna unit price magari ha soltanto 100 valori diversi invece di 1 milione e per questo motivo applicare dei filtri sulle singole colonne invece che sull'intera tabella risulta vincente. Quindi anche questa è una cosa da imparare, diciamo, non solo a livello di sintassi, ma poi a livello anche di utilizzo della sintassi. È utile ragionare sempre sul fatto che dietro c'è un motore, in memoria a colonne che lavora con dati compressi, che lavora con un dizionario. Ovviamente però non mancano i trabocchetti, quindi vi metto già sul chi va là. Se abbiamo diverse colonne della stessa tabella nei filtri, è meglio fare due filtri sulle due colonne indipendenti o fare un unico filtro che va a iterare l'intera tabella applicando, in questo caso scusate, ci dovrebbe essere una AND qua, questa è una AND che si fa con due commerciali in DAX. E quindi in questo caso noi iteriamo la tabella sales e applichiamo questa condizione composta. Ecco, in questo caso qua, noi che cosa abbiamo? Abbiamo un... scusate un attimo, metto solo a tacere questo telefono, che non posso rispondere. Ok, scusate. Dicevo, in questo caso qua verrebbe da pensare che comunque io avrò migliori prestazioni, soprattutto se la tabella sales è molto grande, ho migliori prestazioni facendo i filtri su solo due colonne, perché dovrei, come dire, iterare di meno. In realtà questo dipende non soltanto dal numero di valori che ci sono in ogni colonna e dal numero di righe che ci sono in sales, ma anche dalla distribuzione, perché internamente viene creato un prodotto cartesiano dei valori delle due colonne, per poi fare una matrice di bitmap che viene applicata sulla tabella. Quindi in certi casi abbiamo visto che è più veloce invece in realtà fare la filter, anche qua perché poi il motore di ottimizzazione può ottimizzare. Quindi questo era per dire che cosa? Che DAX è un linguaggio che poi, al di là della sintassi che magari per alcuni è nuova, no, è fatto di mattoncini semplici che si possono comporre insieme, ma che possono, come dire, essere messi insieme creando costruzioni complesse e ottenendo lo stesso risultato in modi diversi. Ecco, ad oggi bisogna fare attenzione perché il motore di ottimizzazione delle query non è abbastanza intelligente da capire quale sia il percorso migliore indipendentemente dalla sintassi. La sintassi conta e la sintassi, diciamo così, veicola il fatto di seguire una strada piuttosto che un'altra nella soluzione della query.
Quindi queste sono un pochino di regole generali che riassumono quelle che sono le cose che ho detto finora. Usare add columns invece di summarize quando dovete aggiungere le colonne diciamo, sui valori diversi, usare divide invece di if, fare attenzione al data model, quindi ridurre il numero di valori diversi per le colonne, perché questo comunque migliora le prestazioni intrinsecamente, e misurare, imparare anche a ottimizzare le query. C'è un altro white paper che non ho menzionato sul sito SQL BI che spiega come leggere i piani di esecuzione e come ottimizzare quindi il codice DAX, almeno come iniziare a farlo, perché poi come tutte le cose anche nel SQL richiede tempo. E quindi parlando di ottimizzazione DAX, perché parliamo di ottimizzazione DAX in questa sessione? Perché fondamentalmente quando noi andiamo a montare un modello e creiamo i nostri calcoli e lo mettiamo in produzione, siamo abituati a pensare che poi, so, in SQL, ma anche in analisi service multidimensional, si misurano un po' le query degli utenti e poi si va a fare un po' di regolazione, si crea qualche indice, si fa un po' di limature. Ecco, questo in DAX, o meglio in Tabular, non è possibile. Nel senso che noi non abbiamo nessun tipo di indice che possiamo creare. Noi quello che possiamo fare è cambiare il modello, e in questo senso voglio dire mettere e togliere colonne, cambiare la granularità delle tabelle o cambiare le formule DAX. Ma noi non possiamo agire in maniera diretta su ti metto un indice o ti creo un'aggregazione multidimensional. Questo non è possibile, non c'è. Ogni volta che viene fatto un calcolo, la tabella viene esaminata completamente, le colonne incluse nel calcolo vengono lette completamente. E quindi noi dobbiamo imparare a ottimizzare DAX, e quando DAX è ottimizzato va molto 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 veloce. Noi abbiamo visto prestazioni veramente impressionanti. È normale avere con Tabular query che girano sempre sotto i 2 secondi, pur avendo dietro anche diversi miliardi di righe in una tabella dei fatti. Quindi non, diciamo, quello non è un problema. A me preoccupa di più, tanto per dire. Mi preoccupa di più vedere come è fatto il modello, quanto sono usate certe relazioni con dimensioni, con colonne che magari hanno una cardinalità molto alta, perché quello influisce, impatta di più sulle prestazioni che non il numero di righe di per sé della tabella, quello non è un parametro così importante. Ecco. L'altro aspetto è capire che cosa voglio ottimizzare, perché se io ho un utente è facile, devo solo ottimizzare le prestazioni per una query. Ma quando ho tanti utenti contemporaneamente connessi a un server, ho anche il problema della scalabilità della macchina. Perché a me interessa anche creare una query che al di là del fatto che risponda in poco tempo, magari la query va in 1 secondo, mi va bene, ma se va in 1 secondo e richiede il 100% di CPU di tutti i processori per 1 secondo, c'è un problema. Se io ho 10 utenti contemporanei, quella query non va più in 1 secondo, perché andava in 1 secondo se il server era libero. Quindi devo anche vedere qual è il comportamento della query. E di conseguenza a volte si cerca di ottimizzare una query portandola, che ne so, da 900 millisecondi a 100 millisecondi o a 50 millisecondi per una ragione di scalabilità, perché sappiamo che quella query sarà eseguita da tanti utenti contemporaneamente. C'è una cache in realtà che ci aiuta, ma se la query non è esattamente la stessa, ovviamente la cache serve relativamente. Per fare un esempio di ottimizzazione, diciamo, cito un caso che è quello degli event in progress, che è un calcolo che normalmente è molto molto complicato da implementare in qualsiasi ambiente, voglio dire anche in SQL, anche in multidimensional. E l'idea è, voglio sapere per ogni giorno quanti erano gli ordini aperti in quel giorno. Cosa vuol dire? Io ho una data dell'ordine, ho una data di esclusione dell'ordine. Per ogni giorno dell'anno voglio vedere quanti erano gli ordini a quella data che erano ancora aperti, quindi ordine ricevuto non ancora evaso. Che cosa bisogna fare? Se ci pensate un secondo, per ogni giorno io posso avere più ordini, ma lo stesso ordine copre più giorni. Noi normalmente abbiamo un range di date, perché abbiamo data inizio, data fine, data ordine, data evasione, quindi dobbiamo calcolare tutti i giorni in cui quell'ordine è rimasto aperto. Allora, è chiaro che se noi creiamo. Facciamo un'elaborazione batch, creiamo, non so, facciamo una join, facciamo una moltiplicazione di righe, creiamo una riga per ogni giorno, per ogni ordine, diventa facile, ma questo consumerà più memoria. Invece,
riusciamo a mantenere solo le informazioni originarie, quindi l'elenco degli ordini con le loro date e a ottenere un calcolo efficiente, allora questo è quello che abbiamo fatto in un primo tentativo, no? Noi creiamo, questa è una sintassi DAX che dice, bene, allora, per ogni giorno, quindi add columns dice, prendimi l'elenco di tutte le date e aggiungi una colonna che ha un'intestazione che si chiama open orders e come numero, calcoli il numero di righe restituito da questa filter che itera tutta la tabella dei fatti prendendo solo le righe che hanno una data dell'ordine minore della data corrente, della data diciamo della riga corrente, e una data di spedizione maggiore della data che stiamo considerando. Quindi che cosa vuol dire? Abbiamo 100 giorni, abbiamo 1 milione di righe, si fa 1 milione di volte, scusate, si fa 100 volte l'iterazione di 1 milione di righe, quindi 100 milioni di test di queste righe. Come facciamo a ottimizzare questa cosa qua? Ma fondamentalmente usando questi strumenti, vi faccio vedere, l'unica demo che posso farvi vedere è questa qua, noi abbiamo praticamente questa tabella, questo esempio in cui abbiamo questa evaluate che va a fare il calcolo. Io ho anche questa clear cache che mi va a cancellare la cache in modo tale che facciamo il test con la cache assolutamente vuota. Eseguo questo tipo di calcolo e qui diciamo il calcolo è talmente lungo che non ho bisogno di nessuno strumento particolare. Se voi andate a vedere il task manager vedrete che c'è un processo in esecuzione, ma c'è soltanto un thread che sta girando in Analysis Services. Quindi se vediamo qua abbiamo questo MSMDSRV che sta girando al 12% di CPU, quindi c'è una CPU che sta girando a pieno. Perché? Perché qui c'è un'attività fondamentalmente sequenziale che mi ha restituito dopo, si vede qua in basso a destra, dopo 29 secondi, mi ha restituito il risultato di questa query. Ora, 29 secondi non è esattamente un tempo buono, e quindi noi che cosa possiamo fare? Possiamo far partire il profiler e vedere che cosa succede. Allora, nel profiler si vanno a mettere diciamo, si vanno a intercettare degli eventi, in questo caso ho selezionato preventivamente solo quelli del Query Plan DAX, quindi ho fatto una selezione di eventi che sono quelli che mi interessano, e a questo punto posso ripetere questa query, sempre facendo il clear cache prima, e poi eseguendo la query. A questo punto possiamo vedere che nel profiler vengono generati una serie di eventi. Qui vediamo un evento che è il query plan logico, ci sarà poi un query plan fisico. Ovviamente non entro nel merito, ma qua viene descritto quello che internamente viene fatto. Questo query plan logico è fondamentalmente una descrizione ad albero della sintassi DAX. Queste query sono già query vertica, quindi allo storage engine, che servono a recuperare diciamo, dei dati dallo storage engine, quindi dal motore Vertipack, e qui abbiamo il query plan fisico. La durata che vediamo qua al fondo è di in millisecondi, 28.313, e il numero che vediamo qua nel query end mi dice anche quanto di questo tempo è stato speso nel formula engine, che è una parte a single thread del motore di esecuzione. Se vi ricordate, ho detto che questa query va su un solo thread ed è questo uno dei motivi per cui è lenta. Abbiamo fatto 100 volte 1 milione di iterazioni in una scansione sequenziale su un solo thread. Quindi qui abbiamo usato male l'hardware che avevamo a disposizione. Quindi come si fa a ottimizzare? Allora, per ottimizzare questa query si va a cambiare fondamentalmente DAX. E per esempio una prima tecnica è quella di scomporre la filter in due filter diverse che pur andando sulla tabella Internet Sales vanno però a toccare una sola colonna alla volta. E in questo caso abbiamo visto che il tempo è sceso a 2 secondi, anche se non ho cancellato la cache, ma ovviamente anche cancellando la cache questo non cambia. E qua vediamo che abbiamo il nostro, diciamo, risultato in più o meno 2 secondi e qui vediamo il tempo che è esattamente 1300 millisecondi. Ancora una volta questo tempo è quasi tutto in Formula Engine. Come vedete le query Vertipack, che sono quelle dello Storage Engine, che è il motore parallelo, quello che va più veloce,
In realtà è stato usato pochissimo, quindi ancora una volta qui stiamo usando solamente lo storage engine. Senza entrare nei dettagli della differenza sintattica di DAX, voglio solo farvi vedere fin dove si può arrivare. E qui noi stiamo andando a creare delle query che sono più complesse dal punto di vista sintattico, ma che riescono a ottimizzare il processo di esecuzione. Qua non vedremo nessuna differenza, sempre un secondo, ma qui possiamo apprezzare le differenze in termini di millisecondi. Siamo passati da 1300 millisecondi a 172, scusate, a 200 millisecondi, di cui 172 spesi nel Formula Engine. Ma volendo anche questo, uno dice, vabbè, 200 millisecondi mi accontento, ma come vi dicevo, per questioni di scalabilità noi potremmo voler andare avanti, ottenere qualcosa di meglio, oppure avere un database semplicemente più grande, che quindi invece di 200 millisecondi fosse a 20 secondi. In questo caso c'è una tecnica ancora diversa, ancora più lunga, ancora più complessa, che in realtà si rivela essere veloce il doppio, perché siamo scesi da 200 millisecondi a 95 millisecondi. Quindi il senso di questa cosa qual è? È possibile lavorare sull'ottimizzazione, ma bisogna andare a farlo sul codice DAX. Si possono ottenere risultati enormi perché il motore di per sé ha delle ottime capacità di scalabilità dal punto di vista dell'uso dell'hardware, e in questo caso stavamo usando solo thread anche nell'ultima query, però tutto questo ci porta a dover spendere tempo a fare queste ottimizzazioni. E qui potete vedere un po' di storia di queste ottimizzazioni che i tempi sono riferiti chiaramente a un hardware diverso, un po' più veloce del mio portatile, e quindi invece di 100 millisecondi siamo arrivati a 80 millisecondi. Ma questo è un po' esagerato, non 4-5 giorni, 8 ore al giorno, ma insomma qua ci sono volute diverse pensate per arrivare a trovare una sintassi che fosse più veloce di quella precedentemente trovata, per esempio da Chris Webb, che aveva trovato la soluzione in un post sul suo blog. Quindi DAX è semplice, ma non è facile, quindi come SQL secondo me non è molto diverso da SQL. La differenza è che qui non possiamo appoggiarci a indici e altre cose, bisogna proprio lavorare sul linguaggio, su come il motore di esecuzione funziona. La regola base: non abbiate regole, non seguite fedelmente dei dogmi, per cui questo è sempre meglio farlo così. Dipende, a volte spesso è così, ma a volte poi non si rivela tale, perché spesso dipende dalla distribuzione dei dati, dipende da come poi il calcolo viene effettivamente eseguito nel motore di esecuzione, e quindi dare un'occhiata anche al query plan per vedere se c'è qualcosa di ottimizzabile è meglio. Concludendo, tutte queste cose noi le abbiamo imparate un po' sul campo, vi ho dato chiaramente un assaggio, ci sarebbe da parlare per giorni di tutto quello che si può fare, di tutto quello che sono le opportunità offerte da questo strumento. Come detto, non è uno strumento maturo come può esserlo, come possono esserlo altri strumenti, ma è uno strumento molto potente che in certi scenari, ribadisco, distinct count, calcoli con distinct count, calcoli con relazioni many to many, si rivela dal punto di vista prestazionale molto molto potente, molto meglio di qualsiasi altro strumento che ci sia sul mercato oggi. Ovviamente bisogna imparare a usarlo, bisogna pensare quando si fa il modello in maniera diversa da come si pensa normalmente anche solo per multidimensional, e bisogna poter fare una scelta di hardware sensata, specialmente se andate su dei volumi significativi. Bene, vi lascio qua i link ai white paper, ovviamente adesso c'è spazio per un po' di Q&A se ci sono domande. Torno indietro, intanto nella slide, così lascio anche il link ai white paper. Luca, tu hai qualche domanda che hai raccolto? Perché non vedo niente, vedo la chat solo interna nostra. No, al momento non ci sono domande, quindi Va bene. direi che se non hai altro prendo io la parola e Va chiudo. bene. Tanto la mia mail poi è nelle slide, quindi è facile poi contattarmi. Perfetto, ti ringrazio. Prendo io lo Grazie. schermo. Sì. Benissimo, eccoci qua. Ovviamente ringraziamo Marco Russo per la sua disponibilità. Ribadisco quanto già detto durante il primo appuntamento. Questo è un virtual chapter, quindi
Esortiamo chiunque abbia degli argomenti da trattare che possono essere di interesse alla comunità della quale noi facciamo parte, i nostri indirizzi email li avete, quindi fatevi avanti in modo che possiamo sentire voci nuove e magari case study che possono essere di interesse, pertanto mi raccomando, contattateci e fateci sapere soprattutto le vostre impressioni per quanto riguarda questi incontri. Se poi avete ovviamente dei suggerimenti, siamo abbastanza giovani e quindi ogni suggerimento è sicuramente ben accetto. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi rimando al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie a tutti.